Salve a tutti. Allora, c'è questo problema. Il mondo della ristorazione praticamente non riesce a trovare manodopera qualificata soprattutto, e non riesce a trovarla perché la gente, e soprattutto i giovani che ci lavorano, preferiscono più stare a casa che prendere il reddito di cittadinanza che andare a lavorare, a loro dire. Cioè, il reddito di cittadinanza si aggira intorno più o meno alla media 500 euro al mese. Questi signori che offrono dei 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 al mese netti. E la gente non vuole andare a lavorare, piuttosto preferisce stare a casa, no? Cioè, ci immaginiamo. Allora te lo dico io perché la gente non vuole venire. Per tutte quelle volte che tu hai detto, beh, guarda, la paga è 1.500, però ti do 1.500, 500 in busta, poi resto fuori busta perché funziona così, purtroppo. Per tutte quelle volte che hai detto, vabbè, ma gli straordinari non si contano da noi, il mondo della ristorazione è così. Per tutte quelle volte che hai detto, sì, è Capodanno, è Natale, però lo stipendio, io non ti do niente in più perché tutto l'anno non è che abbiamo guadagnato tanto, quindi è così. Anche se comunque la tua dichiarazione di reddito era più bassa di quella del tuo ultimo dipendente, quindi fate i conti. Per tutte quelle volte che hai detto, vabbè, hai la febbre, sei raffreddato, vieni a lavorare, io faccio lo stesso, senza fare il conto che tu sei proprietario e lui è un dipendente che ha i suoi diritti. Per tutte queste volte qua messe insieme, purtroppo, la gente ha capito che sì, è vero, il guadagno c'è, però rispetto a quello che voi date e il lavoro che viene fatto, forse è preferibile prendere il reddito di cittadinanza e aspettare che esca un'occasione migliore. Imparatevi che comunque il mondo del passato è finito. I giovani e anche i meno giovani hanno capito che non funziona più così e quindi voi non trovate più la gente. Incominciate a fare una cosa. Sul menu che avete voi nei vostri ristoranti, scrivete per favore anche la paga che date ai vostri dipendenti. Scrivetelo proprio nel menu, è proprio sotto a tutto. I nostri dipendenti sono insomma a tempo indeterminato, determinato e prendono tutto al mese. Vedrete che forse la gente verrà di più da voi. Uno. Due, visto che siete così disperati, comunque evidentemente qualcuno chiuderà perché vi lamentate sempre che dovete chiudere perché non riuscite ad andare avanti. Bene, chiudete e poi andate tranquillamente a cercare un altro lavoro, magari in un altro ristorante, perché visto che avete comunque anche dell'esperienza, evidentemente con tutte le paghe che vengono offerte, che a suon di quattrini, insomma, vengono pregate le persone, non vanno a lavorare, voi ci andate tranquillamente. Quindi dov'è il problema? Non c'è problema. Ecco, dalla Hena Operaia è tutto per adesso. Mi raccomando, guardate i video dal nostro canale e se vi piacciono i contenuti, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, a noi ci aiuta comunque a diffondere tutte queste robe qua. Perché la realtà che si vive è questa qua. Un saluto di nuovo dalla Hena Operaia. Alla prossima.